Ed è una giornata uggiosa in tutta Italia o mezza Italia perché è ritornato più o meno l'autunno, altro che maggio, e anche sui mercati inizia una fase di leggera correzione del trend rialzista degli ultimi giorni. Bitcoin aveva rotto anche in solitaria, devo dire la verità, i massimi del 2019, portandosi a un nuovo massimo relativo all'anno 2019 in un'area assolutamente delicata, un'area di resistenza importante, ma verso più o meno il 10 di maggio avevo indicato una scadenza ciclica assolutamente importante da tenere sotto controllo e quindi siamo di nuovo di fronte a una fase di debolezza. Attenzione, perché questa fase di debolezza potrebbe avere ancora una volta una duplice fase di sviluppo, potrebbe essere una debolezza che dura veramente poco, ma dalle ultime quotazioni di Ethereum, dagli ultimi movimenti di Ethereum, otteniamo una nuova informazione rispetto ai video della scorsa settimana che vedremo alla conclusione di questo video e che ci fa capire come in effetti potremmo assistere anche ad un ulteriore sviluppo che non avevamo considerato nei video precedenti. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, il video dell'analisi ciclica e tecnica per quanto riguarda i mercati delle cripto. Mercati in fase up da circa 6 mesi per quanto riguarda almeno Bitcoin, ma Bitcoin in solitaria che va a rompere i massimi. Perché? Per come? Per quando? Quando sarà la chiusura ciclica imminente? E la fase di ribasso è già iniziata, la state vedendo, vi avevo già indicato che una fase ciclica in conclusione poteva essere intorno più o meno al 10 di maggio. Siamo al 6, sapete che la variabilità dei cicli temporali è ampia, quindi una chiusura ciclica, ragazzi, non è precisa al giorno e l'idea generale era quella di attendersi una fase di riposo dei mercati ed è quello che sta avvenendo. Però ci spostiamo sul grafico perché, ragazzi, volevo poi anche parlarvi di due grafici diversi, uno quello di Ethereum che ho impostato come sempre in maniera alternativa, lo vedremo alla fine del video, ma poi c'è anche il grafico, quello di Bitstamp, perché dobbiamo anche analizzare oggi i prezzi relativi a Bitstamp e non solo a Bitfinex, visto che c'è questa discrepanza che stenta a rientrare. È una discrepanza che in realtà c'è sempre stata tra Bitfinex e gli altri exchange, però in questo momento è un po' troppo ampia e anche la formazione delle candele grafiche è stata differente, quindi valutiamo per correttezza e per una visione più ampia anche il grafico di Bitstamp. Grafico che ha già disegnato i quattro ingressi possibili che vi ho indicato se siete rimasti fuori dal treno per quanto riguarda questo tipo di mercato. Ovviamente non sono consigli finanziari, sono idee di analisi tecnica. Trovate il video se ancora non l'avete visto qui sulla mia testa. Ok, ragazzi, ci spostiamo sul grafico. Primo grafico in questione, il nostro grafico relativo alla chiusura ciclica, quello che vi avevo mostrato in settimana. Vediamo velocemente quello che è accaduto. Intanto in questa settimana siamo andati a rompere i massimi, vedete, questo è il grafico di Bitfinex, quindi non è quello di Bitstamp. Vedete, siamo andati a rompere i massimi, quindi quest'area che io avevo indicato di resistenza in effetti è stata una resistenza, ma e mi risuona un po', ragazzi, quello che faceva Bitcoin verso la prima parte del 2017. È vero che c'è stata resistenza, però una resistenza tutto sommato non eccessivamente sentita, perché l'ha sentita una volta, ha fatto un bel ribasso, a dire la verità, però poi la seconda volta la buca come un burro e di nuovo se ne va. Questo perché? Perché, ragazzi, i trend, se sono verso un lato, continuano ad andare verso un lato, a meno di situazioni molto particolari. Fa questo super candelone verde, si riposiziona sui 6.000 dollari, che è poi la resistenza quella importantissima, quello che sancisce in sostanza un rientro nella famosa fase di congestione, chiamiamola fase pre-fork Bitcoin Cash, che causò questo macello in sostanza, e dovrebbe essere questa qui, ragazzi. Adesso ve la indico. In sostanza è questa una super fascia di congestione che va dai 6.000 ai circa 7.000 dollari e che
insomma, difficilmente insomma sarà diciamo non sentita, ragazzi, anche perché guardate un po' i prezzi qui sono stati veramente tanto tanto tempo, ad esempio da settembre fino a novembre qui in questa fase c'erano arrivati anche nella fase di minimo di aprile, dei vari minimi che sono stati nel 2018, fasi di supporto al bear market, ok? Quindi, insomma, in questo momento siamo in un punto delicato, assolutamente da considerare da un punto di vista di analisi tecnica, questo tipo di discorso. Quindi, questa rottura sancisce un rientro in questa fase, secondo me ancora non è, detto, perché in realtà il mercato ci sta provando, quantomeno sui prezzi Bitfinex, però in sostanza, ragazzi, è vero che ha fatto questo break al di sopra, però poi le due candele stanno stentando. In realtà sarebbe comunque un breakout, quindi un rientro corretto, ma vedremo per esempio nell'altro grafico, quello di Bitstamp, che l'ingresso che avevo indicato come un ingresso sulla forza, per esempio, non è scattato e non è un caso. Allora, andiamo a vedere invece dal punto di vista di resistenza. La prima resistenza evidente qui sui prezzi di Bitfinex è il massimo a 6.200 dollari, quindi questo massimo è una mini resistenza. A dire la verità, il mercato potrebbe considerarla anche come un livello di prezzo intorno al quale iniziare ad oscillare. Ecco, ed è qui, ragazzi, questo 6.200 potrebbe tranquillamente iniziare a oscillare intorno a questo mercato, a questo livello di prezzo, e ristabilirsi all'interno della super fascia di congestione tra i 6.000 e i 7.000 dollari. Ma dal punto di vista di supporto sono tutti già indicati, quindi abbiamo intanto questo che è il supporto a 6.000 dollari, poi abbiamo questo qui che è un supporto a circa 5.800 che io innalzerei, ragazzi, a 5.850, vicino, diciamo, queste fasi, all'intorno tra 5.800 e 5.850, una fase di supporto, e poi abbiamo questo che invece è ben delineato, che coincide con il massimo della candela del 24 di aprile, che è circa 5.700. Sono molto riavvicinati i livelli di supporto, per cui poi c'è anche questo, il supporto ciclico di 5.200, poi ne abbiamo altri. Insomma, ragazzi, sono molto ravvicinati i supporti, abbiamo le medie mobili, la fase di costruzione di questo trend rialzista ha costruito tantissimi livelli a supporto di questo trend. Quindi è una indicazione anche di forza del mercato. Dal punto di vista di analisi ciclica, andiamo un po' al dunque del video. Dal punto di vista di analisi ciclica, l'attesa è per un ciclo, ragazzi, in chiusura intorno al 10 di maggio. Qui ho indicato l'8. Le precedenti fasi cicliche sono durate 21 giorni. Se anche questa fase ciclica verrà rispettata a 21 giorni, in realtà è oggi la giornata di scadenza. Il minimo è stato anche fatto, vedete questa mini fase di ribasso molto simile magari a questa qui o a questa qui, e quindi in teoria andrebbe già bene questa fase di ribasso per la chiusura di questo ciclo. Dalle analisi fatte su Ethereum, che hanno modificato un po' anche la view, diciamo, di questa fase ciclica, dobbiamo però poi porci anche un interrogativo. Lo vediamo alla fine del video perché è un po' più complessa l'analisi di Ethereum. Quindi, in sostanza, ragazzi, questa è una fase di chiusura ciclica, può essere indicata o come un ciclo a 21, oppure, se continuerà a fare un minimo inferiore nei prossimi giorni, un ciclo leggermente più lungo. Non c'è altro da dire per il momento, poi ci ritorniamo quando avremmo visto anche il grafico di Ethereum. Volevo farvi vedere invece i prezzi di Bitstamp. Intanto il superamento del massimo, quindi il breakout del massimo, è avvenuto anche su Bitstamp come su altri exchange come Binance. Perciò non è avvenuto soltanto, ecco, su Bitfinex, che comunque ce l'ha più ampio ovviamente, ma è venuto anche qui. Quindi in sostanza ci siamo, va bene come breakout dei massimi, è stato fatto ovviamente non in maniera abbondante su Bitstamp, e questo è molto significativo. Questi sono gli ingressi che avevo indicato per formazione, ragazzi, lo ricordo, non sono consigli finanziari, per formazione. Gli ingressi che possono essere presi
Se siete rimasti fuori dal treno, da un punto di vista logico, ingressi in pullback sono qui e ingressi sulla forza. Volevo farvi vedere appunto come l'ingresso sulla forza è un po' più al tiro, quindi non è un caso questo. E ovviamente è stato messo un po', un po' più su. È possibile magari assistere nella fase. Se ci sarà una fase di chiusura ciclica importante, quindi magari con un ribasso che potrebbe arrivare, diciamo, anche sulla media mobile a 50 periodi, quindi fare magari una fase veramente importante, magari anche a toccare il canale ascendente, questo che vedete, in bianco, potremmo poi anche valutare degli ingressi in pullback leggermente superiori a questi, ma li dobbiamo modificare in base alla, excursus dei prezzi, perché sapete che queste sono trend line dinamiche, le trend line dinamiche cambiano. Cambiando ovviamente il prezzo e il tempo. Andiamo invece a vedere quello che è importante vedere su Ethereum, che vi ho detto che è fondamentale in questa fase. Ok, siamo davanti al grafico di Ethereum. Vi metto in evidenza subito questo discorso che vi stavo dicendo prima. Allora, Ethereum cosa ha fatto, ragazzi? Alla partenza di questo nuovo ciclo del 25 aprile ha fatto un rialzo un po' più ampio di quello atteso, ma in particolar modo, scusate se vi levo questa fascia di super resistenza, anzi la mettiamo direttamente più avanti, tanto ormai avete capito che questa è una fascia di resistenza, fa una candela il 3 maggio che rompe i massimi del ciclo, del mini ciclo precedente, che erano posizionati a circa 180. In questa candela il mercato se ne sale su a 181. Ora, ragazzi, siamo sui mercati cripto. Un dollaro di differenza non ci ha chiuso sopra, è uno spike costruito su Bitfinex, che è anche un momento un po' particolare, va preso con le pinze, è vero, però da un punto di vista poi di analisi, l'analista, ragazzi, deve anche prendere una posizione, perché come lo consideriamo questo rialzo, una rottura o meno? Quindi io la considero, per quello che è la teoria ciclica per diciamo precisa, classica, chiamiamola così, e indico anche per una serie di situazioni, per una serie di forme di quello che ho visto, come questa fase, ragazzi, potrebbe essere un'altra fase di metà ciclo, un po' come questa qui che abbiamo visto. Da qui, in sostanza, qui questa potrebbe essere semplicemente la sua metà e poi andare a fare un ciclo nuovo che dovrebbe chiudere in sostanza l'intero movimento. È vero che noi qui abbiamo posizionato un movimento ciclico complessivo di 47 giorni. Però non è che è sempre così, ragazzi, vedete, qui è stato fatto anche da 53, quindi nulla vieta in pratica di portarci anche all'interno dei 60 giorni, insomma massimo, insomma magari siamo un po' più troppo al di là, però è possibile, e quindi in pratica, ragazzi, andare ad aumentare questo sottociclo e a renderlo simile a questi 30 giorni, un po' più corto magari perché dovrebbe essere quello conclusivo, quindi indicandolo intorno al 21 maggio, potremmo avere questa nuova formazione, cioè una fase in sostanza di chiusura ciclica spostata su Ethereum, non più intorno al 10, perché è avvenuta questa rottura, quindi il mercato sta indicando che questo in realtà è un ciclo nuovo rispetto al precedente, e far coincidere questo movimento come una chiusura di questa fase ciclica è un po' sbagliato, almeno secondo l'analisi classica della teoria ciclica. A questo punto io propendo per questa situazione su Ethereum, quindi una fase che potrebbe iniziare a breve la sua fase di chiusura ciclica su Ethereum e portarla al 21 di maggio, quindi altri 10 giorni, ragazzi, rispetto a quello che ci aspettavamo su Bitcoin. Questo cambia la nostra view anche su Bitcoin, perché se così fosse, allora a questo punto questo ciclo da 21 dovrebbe essere allungato, in sostanza sarebbe formato da tre sottocicli. Lo so che oggi parlo un po' più complesso del solito, ragazzi, però la situazione non è sempre rose e fiori, non è sempre chiarissima, ma in sostanza questa sarebbe l'eventuale view alternativa, e quindi ci porterebbe più o meno intorno al 17, vedete qui,
17, 18, 21 abbiamo segnato, ma va benissimo, ragazzi, perché può allungare tranquillamente o farlo un po' prima su Bitcoin. Ci porterebbe in sostanza a un nuovo ciclo in partenza tra pochissimo, ma dovrebbe essere l'ultimo di questa fase. Quindi potrebbe avere, diciamo, la fase rialzista un po' più abbreviata. Potrebbe essere un ciclo interamente ribassista che va magari su Bitcoin a farci una cosa di questo tipo, se riesco sempre a beccare la curva. Magari fare un mini rialzino, un tentativo di rottura dei massimi non ci riesce, ragazzi. Vi ricordo che sono solo ed esclusivamente ipotesi e idee, perché come vedete io le cambio di settimana in settimana come i mercati evolvono. Però questo potrebbe essere un'eventuale fase su Bitcoin e potrebbe essere la stessa identica anche su Ethereum, che sta facendo esattamente questo movimento. Quindi da qui in poi fare la sua metà ciclica in una fase rialzista e poi andare in chiusura verso il 20 di maggio. Se così fosse, allora dobbiamo stare attenti a questo ciclo perché potrebbe essere estremamente delicato. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video un po' più complesso. Vi ho dato un'ampia visione di quelle che sono le possibilità. La chiusura ciclica intorno al 10 maggio sta avvenendo in questi giorni. Se non sarà profonda, attenzione all'ipotesi finale che vi ho detto, perché potrebbe essere assolutamente valida. A quel punto, cosa bisogna fare? Cosa fa il trader giusto? Assume posizioni comunque, magari sulla ripartenza ciclica, perché siamo a favore del trend di lungo periodo, quindi al rialzo in sostanza, ragazzi. Le assume comunque, però attenzione, perché potrebbero avere vita breve, quindi dovete tenere subito a mente questo, ed è qui che l'analisi ciclica dà il valore aggiunto, ragazzi, perché vi sta dicendo che questa fase eventuale di ripartenza ciclica, se tutto funziona così, a quel punto potrebbe essere rischiosa ed è un'informazione che vale tantissimo e che non ci dice nessuno. Se è in questo modo, dovete comunque assumere posizione perché non sappiamo se è giusto quello che stiamo facendo, ma dovete avere gli occhi aperti perché potrebbe essere un trend di breve, quindi a quel punto magari utilizzare uno stop più stretto, invertire la posizione per uno short, fare un po' le vostre strategie tenendo a mente quello che vi ho detto. Spero di avervi dato un grande valore aggiunto. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. In settimana ci saranno altri video abbastanza ghiotti. Io vi saluto e vi auguro buon inizio settimana a tutti. Ciao!